Alex, Dybala alla fine, quando segna il primo gol, omaggia Michel Platini, un'esultanza che anche tu avresti voluto fare, se non ricordo male, in realtà l'ho letto in Manuel Alex, nella Coppa Intercontinentale, la finale, quella partita che avrebbe dovuto finire 5-0, invece sei riuscito a segnare un gol talmente importante che poi ti sei dimenticato di fare l'omaggio a Michel Platini. Sì, no, hai già detto tutto tu, anche perché mancavano 8 minuti alla fine, 7 minuti alla fine, quindi vedi anche un po' l'ansia di lasciarti scappare una partita che avresti dovuto vincere decisamente 3-4-0 per le occasioni create e tutto. E poi sai, questa è un'occasione intercontinentale, è un momento unico, magico per una squadra, perché ci arrivi dopo aver vinto la Champions League e diventi campione del mondo per club, ha un fascino sotto e dentro che è diverso, ecco, quindi perdi la testa. Infatti io non è che abbia avuto tanti piani di esultanza, se non gridare, dire qualcosa che non mi ricordo neanche cosa ho detto, per poi abbracciare tutti i miei compagni, ecco. Eh sì, perché nell'86, ricordiamo, Platini fece un gol bellissimo, poi annullato per un fuorigioco influente di Aldo Serena, e quella fu la sua. Non era per un gioco pericoloso, assolutamente esagerato. Dell'arbitro, mi sembrava di ricordare questa qui. E aveva fatto appunto questa esultanza, esatto, tenendosi la testa, e oggi Dybala, visto che riusciva nella classifica all time a superarlo, in quel momento gli ha dedicato in questo modo. Omaggiarlo così.